sensibilizzare in modo positivo i napoletani a non gettare cicche di sigarette, mozziconi, gomme, scontrini per terra. Perché? Perché inquinano, perché distruggono il nostro territorio. È una cosa banale, ma sembra che molti non l'hanno capito. Pensate che il 40% del mar Mediterraneo, della parte inquinata del mar Mediterraneo, è inquinata a causa delle cicche. E poi ci sono tante altre questioni. Le cicche ci mettono anni per avere la biodegradazione. Insomma, è una situazione inaccettabile. Oltre al fatto che otturano, o meglio, come si dice a Napoli, appilano i tombini, quindi creano un ulteriore disagio quando viene a piovere. Sono tutti elementi negativi. Rispettare le regole e le leggi è un nostro dovere. In questo caso è anche una difesa dell'ambiente. Noi oggi abbiamo offerto, grazie al Gambrinus, i caffè a chi è una torta, a chi è venuto a portare qui le cicche. Ma da domani fioccheranno le multe e chi non si adegua sarà non solo un incivile ma anche un multato. Le multe variano da 30 a 300 euro e noi ci auguriamo che le prime multe siano molto salate per far capire subito ai cittadini che bisogna adeguarsi a questa nuova legge di civiltà. Non tutti sanno che la cicca di sigaretta può essere riciclata. Ci sono degli studi a livello mondiale che praticamente hanno scoperto che la cicca di sigaretta contiene la cellulosa che praticamente può essere riciclata. Sono studi a livello embrionale, si spera sempre di più che vanno migliorati, che si arriva appunto al loro riutilizzo. Ma il problema dei bidoni è un problema relativo. Faccio un esempio: mia madre è fumatrice, porta cicche nella sua borsa. A parte il fatto che poi una volta che l'hai spenta la cicca puoi benissimo buttarla in un qualsiasi cestino, quindi non c'è un problema. Certo, anche i comuni dovranno aumentare i portacicche, però non utilizziamo questo per giustificare l'inciviltà, perché credo che se uno fuma dentro casa e il posacenere non lo tiene immediatamente a portata di mano, non è che getta la cicca a terra dentro casa, fa qualche passo e la va a buttare. Ecco, comportiamoci fuori casa come ci comportiamo dentro le mura domestiche.